Ciao a tutti ragazzi, rieccoci sul mio canale, io sono Francea e oggi siamo tornati su Life is Strange. Iniziamo? Go! Allora, eravamo rimasti che avevamo appena finito di parlare con Kate ed era abbastanza depressa per quello che era successo riguardo al video e noi ci siamo proposti di aiutarla a risolvere il problema con Nathan, mi pare. Quindi adesso non mi ricordo cosa dovevamo fare. Obiettivo, devo prendere l'autobus per andare al dinner. Perfetto. Quindi dobbiamo uscire dal dormitorio. Andiamo. Sembra che si uscisse da qua. Ok, perfetto. No. Da dove si esce? Oddio, non mi ricordo. Ah, là in fondo. Perfetto, exit. È così grande. Vabbè, io sono proprio sveglio. Eccoci qui, fuori dalla scuola. Ah, dovevamo raggiungere Chloe, se non sbaglio, quindi andiamo da Chloe. Lì vedo. Andiamo a parlare con lei, magari. Con Taylor parliamo. Magari ha qualcosa da dire. Ciao, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. Noi I ti don't want to amo. fight with Non voglio you litigare or con te, Victoria. Vittoria. Instead of Invece di smack talk, insultarci, let's parliamo e just basta. talk for once. Almeno per una How about it? volta. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Il video di Kate is Kate. really upset Kate è about a pezzi per Victoria. via del video. All Tutti this gossip is questo cruel, spettacolare è rude. crudele. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Parliamo di Why would Victoria. you hang out with Perché sei amica di Victoria? Victoria? È molto She's cattiva con pretty te mean. e Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean Credo di aver bossy avuto anch'io bosses degli amici too. prepotenti e cattivi. Better than having mean Sempre bossy meglio che parents. avere genitori così. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Ok, Hi Taylor. riparliamoci. Hi Taylor. Saltiamo. I've Riguardo heard tua that your mother madre, was ho sick. saputo che tua I'm mamma so sta male, mi sorry. dispiace tanto. What happened to her? Cosa le è Well, if you successo? care, my mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why Lo I so, è wanted to per talk. questo che ti volevo I'm parlare. glad we did. Ottimo. Abbiamo fatto amicizia con Taylor. Amicizia, dai, ci abbiamo solo parlato, però. Ragazzi, quello è un totem. L'avevamo visto anche l'altra volta, non mi ricordo. Qua c'è una palla. Non ci possiamo fare niente. Non ci possiamo fare niente neanche col totem. Qua neanche. Andiamo a vedere di qua, magari c'è qualcosa di nuovo. Anche se dubito. Questo è quello che abbiamo. Ce l'accetta. Vabbè, direi che non ci dobbiamo armare, non credete? I can see that Samuel's concerned, but how did Samuel get photos of Rachel posing? Perché Samuel ha le... Sarà mica la roba di Rachel questa? I definitely won't play with this thing again. Samuel really should keep this locked. It's a waiting accident and too easy to sneak into. Vabbè, andiamo avanti. Lì c'è uno scoiattolo. Sono il padre di Nathan. L'avverto, qualunque tentativo di diffamazione e ricatto contro mio figlio verrà affrontato in tribunale dai miei legali. Non è la prima della Blackwall a provarci. Spero che sia anche l'ultima. Lo consideri il primo e ultimo avvertimento. Siamo proprio messi nella merda a denunciare Nathan. Check it out. Ehi Max, guarda qua. Warren, what are you doing here? Warren, che ci fai qui? Oh, nothing. Oh, niente, Waiting aspetto for a una call. chiamata?
Cioè, ho già risposto. E comunque, volevo parlare di quello che è successo ieri. Tra parentesi, grazie per essere intervenuto. Sei stato un grande, Warren. Sono in debito con te. Oh. Tu sì che sei un eroe di tutti i giorni. Ti sei opposto a un bullo ed è stato grandioso. È un'amica d'infanzia, Chloe Price. Non ci vediamo da un po'. Ieri l'ho beccato in bagno con una pistola. Più tardi ti spiegherò tutto. Adesso il presidente Wells si sta occupando della cosa. Sì, è esattamente quello che mi serve. Adoro i film vecchi con le scimmie. Perfetto. Usciremo anche con Warren. Direi che le cose vanno a gonfie vele. Andiamo a prendere il bus per andare al diner. Vedo Nathan che discute col bidello. Salve. E sediamoci qui. Oh, il faro. Sì, è proprio il faro. Quello del sogno. O che qualunque cosa sia, insomma. Siamo arrivati? Quella balena mi sembra il simbolo della Moby, la nave per andare in Sardegna. Eccoci qua al diner. Ah, sei ricco? Dite che qua c'è qualcosa. Abbiamo fatto una foto al cane, da dietro però. Bene, andiamo avanti. Possiamo entrare al diner e prenotare un tavolo. Non da qui, magari. Dall'ingresso. Bella però sta città, mi piace anche a me. Eccoci qui. Mi
Ok. Questa è la mamma di Chloe, quindi. And there she is, a lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. Ciao Joyce, è bello rivederti. Sei sempre la stessa. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, non nel senso che sia ancora bella. Nice save, kid. You're still smart. But I wish you'd been here to help save Chloe. She got busted yesterday smoking out. Again. I know. Non lo so, Chloe mi ha detto che il suo patrigno le ha dato uno schiaffo. That was your introduction to David. I hope you get to know him on your terms, not Chloe's. He's a good man. He just... Yeah, I'm sure he is. Sì, ne sono sicura visto che l'ho sposato, ma non essere così dura con Chloe. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. Mi sento in colpa per non avervi chiamato. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand. È difficile la morte di un padre. Chloe deve essere cambiata molto duramente durante quel periodo. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why. Capisco il perché, cioè. What did Chloe tell you? Well, Chloe texted me. Chloe mi ha scritto che ieri David le ha dato uno schiaffo. He feels awful, and he will be punished. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. He cares about Kate. Tiene Kate Marsh. David mentioned her, but I'll stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner, you know. I saw him arguing with Kate. Ho visto che discuteva con Kate. Pensavo che magari tu sapessi il perché. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? Omelette con bacon. I was dreaming about your bacon omelette. Now finish your coffee. One bacon omelette for the young lady staff. Nerd graffiti. Warren must have been here. I love the delicious anticipation of breakfast. This is like fourth dimensional. È come un déjà vu. Quadridimensionale, continua ad andare indietro nel tempo. Can I get some beer and bacon before I die? This is a diner, not a bar. No beer? Looks like you had plenty. Stick with the bacon. The lighthouse looks so mysterious. Il faro sembra così misterioso. Vorrei restare in questo istante per sempre. No, non lo desiderare. Beh, adesso potrei davvero farlo, ma non sarebbe più un istante. The only thing that's changed on the menu are the prices. Oh oh, le omelette col bacon arrivano. You'll love this. Mi ha fatto venire fame anche a me. Ho l'acquolina in bocca. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe, oh. Speak of the devil. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab.
I'm treating Chloe for breakfast. Offri la colazione a Chloe. This is my treat to you for coming back to rescue my daughter. Nobody needs to rescue me. Unless you set your room on fire smoking out. Oh god, here it comes. Didn't you and Sergeant Pepper already read me the riot act last night? Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. You guys are still the same. Voi due non siete proprio cambiati. To blow this town. What is this shit on the jukebox? Non me sa io. Oh. Mi sta un po' sulle palle, Chloe, eh? Let's talk about your superpower. I don't have any explanation. Non ho nessuna spiegazione. E non so nemmeno che spiegarmi perché ho visto quel cazzo di tornado. Sta accadendo tutto così in fretta. Posso elencarti tutto quello che hai nelle tasche. Let me see. Okay, Max. Impress me. Stupiscimi. You have a tube of glitter. È un tubetto di glitter, vero? Nada. Wrong answer. Psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. Le chiavi? That was beyond epic fail. You even made me want to believe you. Okay, Max. Allora, tanto le chiavi. Your car. Duh, wait. Panda. No. Perfetto. Sigarette. Yes, you... Sono sette. Set. Super. Amazing. Ok. I soldi. Clearly I'm rich as 86 centesimi. 86 cents. That's right. Living large in Arcadia Bay. So that was cool. Show me more. Poi è una multa, non era un ticket. Una multa. But what is the exact time I was busted? Ah, alle 10:34 mi pare. 10:34 a.m. Booyah, Max can tell time. I literally just got chills all over my neck. You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Meglio di quanto ricordassi. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. Lo vedo. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. Ma non puoi avere dubbi, ti ho detto tutto quello che avevi. The future. No way. Now, pay attention to everything that happens in the next few moments so you can dazzle Chloe with your mad power. La mamma ha salutato. Oops. Did you break another cup? Really? No refill for you. Shh. And now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Con la signora andata in bagno. That's the best song I've this heard is sure yet. The hell better than that other garbage. Bon. Perfetto. I'm going to predict. Allora. Camionista fa cadere la tazza. Ed è vero. E il suo collega se ne va. Gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just Justin and Trevor are fighting. This is getting good. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, Max. But...
Did you break another cup? Oh, really? Go, Mom. No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. He's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. Non è un giocattolo, Chloe. Devo fare attenzione a come lo uso. Of course it's a toy. The best toy ever. You can bang anyone with no strings attached, rewind time and boom! Vabbè. Grow up. Cresci un po'. Move on me and I would never know. Yes, that's what I Sì, ho fatto proprio così. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. Non ho tempo. You did not just say that. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. Troppo entusiasmo. Vedi cosa succede quando ci riuniamo? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Okay, wonder girl. Quando c'è Chloe? Bene ragazzi, dopo aver dato prova dei nostri poteri, ci ho messo anche in tantino, direi di chiudere qui e continuiamo al prossimo episodio. E, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, come sempre, condividete e lasciate i commentini qua sopra se vi sta piacendo la serie, se vi stanno piacendo le scelte che sto facendo, insomma, se vi piacciono i personaggi, se c'è qualche personaggio che vi sta antipatico come me. A me, ad esempio, sta un po' antipatica Chloe, devo dire la verità, come anche Victoria mi sta antipatica. Ma perché Chloe è una finta punk, un po' esagerata e quindi non mi piace tanto. Ditemi se ho fatto bene a rispondere a Kate in quella maniera per la volta scorsa. E che cosa avreste fatto voi nei miei panni? Ecco, va bene, il video si conclude qui, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!